ci giunge da tutte le carceri d'Italia. Non sono solo i detenuti, capita troppo spesso, a togliersi la vita. Sempre di più abbiamo notizie di agenti di polizia penitenziaria che chiamati a svolgere un lavoro illegale fuori dalla Costituzione vengono disperati anche loro e si tolgono la vita. E allora che cosa si sta facendo per loro, anche per gli agenti? Che cosa si sta facendo per gli educatori che non ci sono, per gli psicologi che non ci sono, per i direttori che non ci sono? Quali risposte giungono dal Ministero? Non ci sono nemmeno i provveditori regionali. Allora ci sembra quasi un mondo abbandonato, dove nelle carceri incontriamo sempre di più malati, tossicodipendenti, casi psichiatrici che divengono tali in carcere, e lì c'è solo una medicina per curarli: farli stare buoni, nelle condizioni di svolgere il loro dovere, perché sono pochi, alcuni sono pigri, alcuni se ne fregano. E allora vi chiediamo semplicemente di essere conseguente a quella che è la tua missione di ministro della giustizia di questo nostro paese repubblicano e che dovrebbe essere democratico e non lo è. Grazie a tutti quelli che sono venuti, che sono con noi. Buona Pasqua!